Quali sono le sfide che Meccano ha raccolto in questo periodo? Beh, devo dire che il Covid ci ha fatto aguzzare l'ingegno e quindi oltre alle attività core che Meccano ha sempre sviluppato e offerto alle proprie imprese, quindi di innovazione di prodotto, innovazione di processo e certificazione qualità, siamo andati a capire quali erano i nuovi ambiti in cui poter andare ad offrire questi tipi di servizi. Quindi abbiamo attivato un'area laboratorio per la certificazione qualità delle mascherine, sia le FFP2 che le mascherine, diciamo, chirurgiche. Poi abbiamo continuato nel settore, chiamiamolo elettromedicale, della salute, disabilità, perché abbiamo attivato un laboratorio per certificare, testare e certificare ausili per disabili, quindi dalle carrozzine elettriche alle carrozzine manuali ad altri ausili, diciamo, per la deambulazione. E poi ci stiamo occupando di prove e test per la certificazione di veicoli elettrici. A quali progetti innovativi state lavorando? Dunque, a parte innovazione di processo che sviluppiamo per aziende e clienti che hanno bisogno di digitalizzare le loro linee di produzione, e quindi lì la sfida è continua, perché i progetti innovativi di gestione di prodotto di tantissimi settori e anche la gestione dei guasti di questi impianti, di queste linee, quindi manutenzione preventiva, manutenzione predittiva, quindi diciamo che il tema è molto ampio e molto vasto, anche se la tematica può essere, diciamo, unica, però avendolo applicato a tantissimi settori, quindi il tema si rinnova di continuo. La vera innovazione, il vero progetto innovativo da cui stiamo lavorando da diversi anni con una squadra nazionale e internazionale riguarda il principio della fisica della deformazione spazio-temporale, che attraverso ultrasuoni applicati a dei processi meccanici di schiacciamento di materiali solidi, prevalentemente sia ferrosi che non, ha dimostrato di poter produrre energia, ed è un'energia atomica verde, perché ciò che si produce non sono particelle gamma, che sono le particelle dell'energia nucleare dannosa, ma sono particelle alfa, che sono particelle nucleari, perché vengono liberate dal nucleo, ma non sono nocive come le particelle gamma. Quindi una prima applicazione sarà quella, appunto, della produzione di energia. Una seconda applicazione molto importante sarà quella invece di neutralizzare materiali dannosi, le scorie radioattive per esempio, o rendere utili materiali inutili. Per esempio un bicchiere di mercurio sottoposto ad ultrasuoni per circa 3 minuti genera un composto solido, spugnoso, che al 30% della sua composizione, al proprio interno, il 30% di questo composto contiene terre rare. Quindi la sfida è incredibilmente grande, incredibilmente difficile da vincere, ma noi ci crediamo, Meccano e il gruppo di ricerca, che ripeto è un gruppo internazionale fatto anche di grandi nomi e anche di imprese, singole imprese private, quindi la sfida è enorme, ma noi contiamo di vincerla.